A Milano, a Palazzo Reale, c'è Keith Haring, About Art. La regola che vuole che ogni artista abbia dei debiti nei confronti della grande arte del passato è, a volte, quando si tratta di artisti moderni, difficile da verificarsi con immediatezza. Quando poi l'artista in questione ha un tratto talmente inconfondibile e unico da essere immediatamente identificabile e si immedesima più che mai con la modernità, e non solo a livello stilistico, il compito è ancora più arduo. Haring, artista emblematico dell'ultima grande rivoluzione controculturale e urbana, quella degli anni 80, dell'hip hop e della street art, attinge invece a piene mani, secondo la visione del curatore Gianni Mercurio, alla grande storia dell'arte del vecchio continente. E la mostra pone il focus proprio su questo aspetto. Come i grandi padri del rap classico si rifacevano fortemente, pur nella loro quasi clamorosa originalità, a tradizioni come quelle del black, del blues, al soul o quelle europee della nuova musica elettronica, Haring fu grande osservatore della tradizione artistica e non solo. La fame di cultura dell'artista onnivora spaziava dalla letteratura al cinema, dalla saggistica alla semiologia. La mostra, promossa e prodotta dal Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale, 24 Ore Cultura, con il prezioso contributo della Keith Haring Foundation, presenta 110 opere, molte di dimensioni monumentali e inedite. E a dimostrazione del rapporto tra Haring e la storia dell'arte, il percorso espositivo pone i lavori dell'artista americano in dialogo con le sue fonti di ispirazione, dall'arte classica a quella precolombiana, dalle figure archetipiche alle creazioni degli indigeni del Pacifico e a quelle americane, da Bosch a Masaccio, passando per il Rinascimento e fino ai maestri del Novecento come Pollock, Chagall o Klee. Haring, in netta controtendenza rispetto agli artisti pop, nel senso di popolari, da Dalí in poi, passando per Warhol, per arrivare all'evanescente Banksy, che fa della sua assenza una grande presenza, tutto fu fuorché un personaggio mediatico. La sua arte, fatta di schemi ripetitivi, è più un segno grafico che pittura, eppure la sua forza, l'impatto estetico dei suoi lavori è dirompente, e questo è dovuto alla potenza del suo messaggio sociale e politico, che seppe farsi segno dei tempi. Fino alla sua morte fulminante e prematura nel 1990, lavorò senza sosta per comunicare le sue opinioni attraverso le sue visioni. Fu tra l'altro proprio in Italia, sulla parete esterna della canonica di Sant'Antonio Abate a Pisa, che l'artista eseguì uno dei suoi più importanti lavori, Tutto Mondo, ovvero il più grande murale europeo, la sua ultima opera pubblica, l'unica pensata per rimanere permanente. Eppure questa esposizione dimostra che, nonostante i limiti oggettivi che la street art pone alla volontà di eternare, quando il messaggio è forte e il segno è ripetibile, l'arte resta per sempre. This exhibition, Keith Haring, About Art, gives us the chance to have an experience of seeing these works in person, one next to the other. And there is no question now that Keith knew the art historical tradition and was responding to it very directly. There's no coincidence in this. This was a very direct intellectual project. Keith Haring resterà a Palazzo Reale fino al 18 giugno 2017.